Buonasera e benvenuti alla Notte delle Stelle. Guardate chi c'è qui con me, una fantastica ballerina che adesso ci racconterà qualcosa. Allora, Simone Di Pasquale, uomo oltre che grande ballerino noto ormai in tutto il mondo, diciamo, attraverso la trasmissione Ballando con le Stelle, ecco, oggi è qui anche in versione di testimonial, special guest di questa manifestazione bellissima al Parco dei Principi. Però con te vogliamo anche un po', come dire, rompere i canoni dell'intervista tradizionale. Allora, come può il ballo diventare veramente strumento di seduzione? Siamo qui anche in tema floreale, abbiamo l'interflora, ditelo con un fiore. Ballo, fiori e seduzione. Ballo. L'hai detto tu. Ballo, fiore e seduzione. Io ti invito a ballare, ti offro un fiore, insomma, qualche chance ce l'avrò. Ci credo, ma più che una chance, anzi devo dire che veramente io ringrazio Simone Di Pasquale, perché veramente io ho fatto una gaffe tremenda prima di iniziare questa intervista. Va bene così. E lui con grande signorilità, perché la danza è anche questo, se non mi correggi, ma credo che la danza sia anche avere un grande spirito signorile, anche di essere, come dire, sopra le righe e in maniera, come dire, disciplinata. E io nel mio piccolo ho studiato un po' di danza, mi paragono ovviamente alle stelle come voi. Ecco, cosa c'è alle spalle di un grande ballerino? Diciamo che al di là anche della prestanza fisica c'è veramente studio, disciplina. Secondo te sono cose facili oggi per i giovani, che si vedono tutto, come dire, dato in maniera semplice tante volte attraverso... Ma indubbiamente non è facile. Quello che io consiglio a tutti i giovani è di seguire, parallelamente allo studio, una disciplina sportiva, una disciplina artistica, perché ti dà le basi, ti insegna a vivere. Quindi sicuramente per fare il mio mestiere, come tanti altri mestieri, ci vuole dedizione, ci vuole passione, ci vuole impegno, ci vuole un grande sacrificio, ci vuole una grande forza di volontà. E quindi, insomma, questi sono gli ingredienti per arrivare al successo, che poi non è solamente arrivare in TV, ma il successo personale di avere un riscontro, ecco, di pubblico che ti segue, o di trasferire del benessere. Questo è quello che perlomeno io voglio fare attraverso il ballo. Ci riesci benissimo. Senti, siccome il nostro canale è Viaggio e Volti, quindi diciamo noi viaggiamo in tutta Europa e in tutto il mondo, il tuo buon ritiro quando non balli, dove, qual è la tua location di fuga? Quando non ballo sto un po' a casa se ho tempo, perché ho una casa che amo molto e poi mi piace molto viaggiare, quindi quando posso mi dedico delle fughe in giro per il mondo e visito e conosco altre culture, altri paesi, e questa per me è una cosa molto importante. Allora, ringraziamo Simone Di Pasquale, a cui io chiedo ufficialmente perdono per la mia precedente gaffa, che qui non nomineremo. È grandissimo ballerino e ti vedremo anche quest'anno a Ballando con le Stelle, giusto? Sì. Quindi ti seguiremo, grazie a te. Chi farai ballare quest'anno non si sa ancora. Chi lo sa, lo deciderà Milly. Ecco, lo deciderà Milly, che salutiamo, e a presto, continuate a seguirci e a iscrivervi al canale. Ciao. Ecco.